Sentiamo parlare di questo fascismo che tornerà, delle orde nere che arriveranno, in realtà non ci sono, non c'è il ritorno del fascismo, però ci sono altri pericoli per la democrazia che poi passano inosservati tante volte al di sotto, no, di questa ossessione nera. E noi cerchiamo di fare il nostro mestiere, che è quello di dare delle notizie, certo anche delle opinioni con dei valori che ci contraddistinguono, però quello che dobbiamo fare è questo, raccontare la realtà, e poi che si tratti di D'Alema, che si tratti di un politico di centrodestra, per noi non fa differenza, se c'è qualcosa da raccontare lo facciamo. È il nostro mestiere, no? Quello di lavorare con le parole. Per me D'Annunzio è una enorme ispirazione, soprattutto perché ha fatto un grande lavoro sul coraggio, no? E ci insegna oggi a essere coraggiosi, che è una cosa che manca in generale nella società, e secondo me la grande lezione è questa. Il fatto di essere qui per me è un grande onore, anche proprio per l'ispirazione che mi ha dato e per quello che rappresenta per me come autore. Osa sempre, che è è un po' secondo me la lezione che ci ha dato D'Annunzio in tutto quello che ha fatto, dalle opere, dalla lingua, ai gesti, alle imprese apparentemente sconsiderate. Credo che questo sia il grande messaggio per oggi.